questa squadra e dobbiamo obbligatoriamente valorizzarle e far crescere fuori, perché sono appunto il giocatore più importante del mondo. È chiaro che questo inizio campionato noi ci dobbiamo sempre prefiggere un obiettivo, e il nostro obiettivo è chiaramente quello di raggiungere una salvezza tranquilla, una salvezza che ci possa riproporre l'anno prossimo ancora il campionato professionistico di Serie C, che è appunto un campionato importante che abbiamo conquistato dopo tanti anni di assenza. Domani. A livello dirigenziale siete rimasti in due, Silvio Alessi e Marcello Giavarini. Dietro l'angolo non c'è più nessuno. Ma abbiamo giocato, veramente sperato, e abbiamo parlato, abbiamo discusso con tante persone, abbiamo cercato, però attualmente non c'è nessun interesse a questa società. Ci siamo guardati in faccia con Marcello Giavarini, abbiamo detto: Marcello, noi questa squadra dobbiamo portarla avanti naturalmente con le difficoltà economiche che ci possono essere, cercando di fare le necessità di suo. Abbiamo realizzato una squadra che secondo me ci darà delle soddisfazioni, abbiamo cercato di tagliare numerosi costi inutili e numerose figure che appunto non portavano nulla alla società, abbiamo cercato di costruire un budget parsimonioso e che ci possa portare ad una serenità economica che dobbiamo garantire obbligatoriamente gli Giavarini. Non ci sono altre, qui io lo dico con grande serenità, non voglio fare polemiche, però non ci sono attualmente altre persone che vogliono investire in questo progetto.